Fate, mettetevi da posto. Dove vuoi andare, Fede? Vuoi andare in mezzo? Un attimo, siamo tutti? Ci siete? Siete tutti? Ok, prego. Ivan Zaitsev, benvenuto a Modena. Cos'è Modena per te oggi e che sfida rappresenta? Arrivi a 30 anni nel pieno della maturità con due scudetti alle spalle. Modena è tutto. Modena è tutto per il mondo della pallavolo, per la storia che si respira soltanto camminando per strada e per l'aria speciale che ha visto vincere tantissime persone al Pallapanini, al Tempio. Quindi per me è una sensazione di orgoglio, perché essere chiamato da Modena vuol dire che si è giocatori molto forti, che si è giocatori maturi, come hai detto tu, e non vedo l'ora di iniziare per riportare in alto i colori di questa città, perché se lo merita veramente, se lo meritano tutti. Maglia numero 9, come il tuo ex allenatore Lorenzo Bernardi, la prendi a Ervin Gapet, che speri anche di riavere come compagno di squadra, ma saresti disposto a cedergliela? Assolutamente sì, il mio desiderio è quello di giocare insieme ad Ervin. Ci siamo un po' incastrati in questo turbine di eventi che si sono concatenati verso il finale di stagione, però ecco, la mia speranza è quella di magari un giorno di cederliela, poi magari ci mettiamo d'accordo, facciamo un giorno sì, un giorno no, un po' io, un po' lui. Ritrovi oggi, comunque hai giocato in Russia, potresti ritrovare Anzani, compagno dell'ultimo triplete, tanti volti conosciuti. Sì, tante facce conosciute, tante personalità con cui mi fa molto piacere giocare, perché conosco benissimo Anzani, logicamente, conosco benissimo Holt, conosco benissimo Rossini, con Christensen, ecco, diciamo che ci sono stati soltanto contatti al di là della rete, con la rete in mezzo, però ne ho parlato prima, un grande palleggiatore, secondo me un grande ragazzo, e quindi secondo me ci sono i presupposti giusti per far lavorare Velasco e far divertire anche lui. Nella tappa modenese di Volley National League vedremo Ivan Zaitsev già da giocatore di Modena. Sì. Non vedo l'ora di venire qua. Avrò la possibilità di ritornare, di riprendere un po' il ritmo da opposto, visto che sono qualche annetto che schiaccio poco, pure con De Cecco schiacciavo poco in P1 da zona 2, quindi diciamo che ci arriverò un po' rodato, parecchio carico, perché sarà un'emozione particolare giocare con la maglia della nazionale qui a Modena. Arrivi con il contorno dei tantissimi tifosi che ti hanno accolto qui a Modena, ti chiedo se un po' ti senti la prima colonna portante del nuovo Modena targato Velasco. Ma no, diciamo che da soli non si è colonne portanti, le colonne portanti sono tante all'interno di una squadra, diciamo che questo arrivo, comunque il calore dei tifosi si sente e il mio arrivo è particolarmente sentito e non può che farmi piacere, però ecco, sono uno dei tanti che deve fare la legna, che deve sputare sangue, che deve dare il 100% quotidiano per cercare di raggiungere degli obiettivi grandi, che sono difficili da raggiungere, però se non è difficile non ci piace. Siamo a fine maggio, la prima grande promessa che Ivan Zaitsev può permettersi di fare ai nuovi tifosi. È quella che ci divertiremo parecchio quest'anno. Ivan, il campionato italiano, il mondo della pallavolo italiano ritrova Ulio Velasco e i modenesi ancora di più, ovviamente. Ecco, per te, insomma, sei un ragazzo giovane, cosa ha rappresentato Velasco? Cosa ti aspetti da Ulio? Beh, cosa mi aspetto? Mi aspetto che mi trasmetta quella mentalità che ha cominciato a trasmettermi, che mi ha trasmesso fino in fondo Lorenzo Bernardi quest'anno a Perugia, perché il tutto è partito da lì. Diciamo che Velasco l'ha trasmessa a Bernardi giocatore, Bernardi allenatore lo ha trasmesso a me come giocatore, quindi unire le due cose, essere allenati dal maestro e da colui che da dove è partito tutta la pallavolo, la serie vincente degli anni 90 della generazione dei fenomeni, è stupendo, è un'opportunità bellissima che non vedo l'ora di sfruttare. Cosa ti ha convinto di questo progetto? Avevi tante altre offerte? Hai scelto Modena? Ci sono state altre offerte, ci sono state altre trattative, però
siamo arrivati un po' lunghi di questo, l'ho ringraziato personalmente Katia perché è riuscita, e la società di Modena perché sono riusciti ad aspettare così a lungo, ad aspettarmi, e questa attesa è sintomo del fatto che questo matrimonio doveva farsi, si doveva fare, quindi non posso che essere felice di essere qua perché è bellissimo. Hai il colore dei capelli, ti sei dato una scadenza per riportarlo? Mauro,